Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Video Music e di Excursus. Il mio nome è Davide Perico e sono un compositore di musica per film, giochi, nonché sound designer e produttore musicale. Proseguiamo il nostro viaggio insieme alla scoperta della musica elettronica nel mondo del cinema e delle colonne sonore. Con l'arrivo al cinema nel 1982 di Blade Runner, noir e fantascienza si univano per cambiare per sempre il loro corso futuro. Regista visionario, Ridley Scott ha infatti dato vita ad una opera monumentale, caratterizzata dalle imponenti scenografie, dalla conturbante colonna sonora e da una atmosfera generale che ha fatto scuola. Ancora oggi Blade Runner riesce a risultare estremamente attuale nella sua disperata ricerca del valore dell'umanità. Il film è ambientato in un distopico 2019, dove la Tyrell Corporation ha sviluppato una serie di androidi del tutto simili agli esseri umani, ma dotati di capacità intellettuali e fisiche estremamente superiori. La durata della vita di questi replicanti non supera i 4 anni e vengono principalmente utilizzati come schiavi per pericolose operazioni nelle colonie spaziali. Quando un gruppo di androidi guidati da Roy Batty si ribella a questa condizione in cerca di una vita migliore, il cacciatore d'Italia Rick Deckard viene incaricato di dare loro la caccia. Nel corso di questa pericolosa operazione, però, egli scoprirà verità inaspettate sugli androidi e la Tyrell. Il motivo per cui il compositore greco Vangelis accettò di realizzare la colonna sonora di questo film è il film stesso. Pur avendolo visto ancora incompleto, ne rimase estremamente impressionato. Ridley Scott gli inviò una prima bozza. Non si trattava semplicemente del copione, ma di filmati su nastro provenienti dalla sala di montaggio. Vangelis ebbe così l'occasione di chiudersi nel suo studio di registrazione nei pressi di Londra, premere il tasto play e suonare dal vivo durante la visione del film. Il risultato fu straordinario. Egli riuscì a catturare perfettamente l'immagine impersonale di quella metropoli futuristica, caotica e high-tech, ma anche l'anima più calda dei suoi abitanti, grazie ad una elettronica umanizzata e fatta di carne. Quando Ridley Scott chiese a Vangelis di scrivere la colonna sonora di Blade Runner, la musica elettronica faceva già parte del registro espressivo quotidiano del compositore. Si esibiva con i sintetizzatori perché gli consentivano di dare vita a vere e proprie opere sinfoniche senza l'aiuto di altri musicisti. Vangelis però utilizzava l'elettronica per amplificare le emozioni, concettualizzandole e rendendole persino più tangibili rispetto alle immagini. Essere in grado di trasformare gli spunti visivi del film incarnandoli nella partitura sonora è stato probabilmente il vero punto di forza di Vangelis. Ha usato un approccio alla creazione meno studiato ed estremamente spontaneo e istintivo, basandosi quasi esclusivamente sulle sue personali emozioni durante la visione del film. La colonna sonora arrivò ben oltre il grande schermo, diventando un riferimento anche per la musica più in generale, influenzando intere generazioni e schiere di musicisti come Depeche Mode, New Order, Bjork e, lo confesso, anche il sottoscritto. Vangelis è stato tra i primi a fondere nella colonna sonora sintetizzatori, sassofoni, elettronica e jazz, spingendo in qualche modo il mondo del cinema a rompere gli schemi musicali dell'epoca.